punto ci siamo posti il problema, dopo anche l'acquisizione di Brown, di trovare un posizionamento di gruppo, perché finora avevamo lavorato con marchi, quindi con l'occhio De'Longhi, con l'occhio Kenwood, e da ultimo l'acquisizione di Brown ci ha posto nelle condizioni di essere una multinazionale con in portafoglio molti marchi diversi fra di loro con mission diverse. Quindi l'esigenza di trovare un posizionamento di gruppo, e non a caso la location si chiama De'Longhi Group Official Store. Usiamo l'inglese, ma ahimè in questi casi la lingua inglese rende più l'idea di quella italiana. Il secondo motivo era l'esigenza di avere un mezzo di comunicazione con i nostri consumatori diretto, offrendo loro un'esperienza d'uso e di contatto con i nostri prodotti. Spesso nei nostri punti vendita, nei punti vendita dei nostri clienti non abbiamo, io dico in parte giustamente, la possibilità di esprimere le intere gamme di singole famiglie di prodotto di cui disponiamo, lavorando per categorie, mentre qui abbiamo la possibilità di far vedere intere gamme di prodotto e far sì che l'esperienza di un consumatore che entra in questa location sia completa dal punto di vista della possibilità dell'informazione. A prova di questo presupposto è il cuore di questa location, che è l'area Kenwood, scuola di cucina, che è sostanzialmente una grande cucina in cui si può vedere in uso i nostri prodotti come una sorta di in-store permanente all'interno Carminati, lei ha introdotto un tema estremamente interessante che a noi di Bianchibruno sta particolarmente a cuore, la buona spiegazione dei prodotti sul punto vendita. Allora nei punti vendita tradizionali è proprio così difficile saperli spiegare, insomma. Ma devo dire che ci sono prodotti e prodotti. Per esempio, la preparazione dei cibi è un prodotto difficile perché va molto dimostrato, tra virgolette, va molto spiegato. Con Kenwood noi abbiamo lavorato molto in questi anni e non a caso siamo i leader di mercato con quote nelle kitchen machine del 65% o nei food processor del 50%, perché abbiamo privilegiato molto l'attività informativa, la dimostrazione d'uso del prodotto. E non l'abbiamo fatto solo nei negozi, l'abbiamo fatto anche interpretando la comunicazione per primi, penso nel nostro settore, attraverso un uso molto avanzato del product placement in comunicazione, attraverso un mix di attività che avevano sempre uno scopo unico, quello di far vedere il prodotto in uso, di dimostrare cosa era in grado di fare. Penso che sia quello che voglia il consumatore, che affronta una spesa, che vuole sapere che cosa sta comprando, no? Come quando noi acquistiamo un'auto vogliamo sapere le prestazioni, in questo tipo di elettrodomestici l'esigenza è la medesima. Anche in tutti gli altri elettrodomestici, la formazione nei negozi tradizionali privilegia l'elettronica e l'entertainment perché sono, diciamo, i prodotti più gratificanti, ma su un consumatore attento, come dimostrato in questi ultimi anni, grazie alla crisi, cioè sono calati il numero di pezzi venduti, ma i prezzi medi sono aumentati, perché vuol dire che abbiamo un consumatore che vuole fare un acquisto più definitivo, più sicuro, più di qualità. La richiesta di informazione, la domanda di informazione preventiva alla vendita è la medesima, quindi è sempre molto alta, anche se si tratta di prodotti cosiddetti maturi come l'aspirazione o lo stiro. Quindi lei sta dicendo in pratica che il consumatore di oggi non punta necessariamente solo e soltanto al prezzo, vuole scegliere bene, insomma. Quello che abbiamo fatto come De'Longhi Italia dopo il 2008, in cui abbiamo raggruppato tutti i nostri marchi, parla da solo. Noi abbiamo tolto dalla nostra offerta i primi prezzi, abbiamo fatto strategie di posizionamento media, medio-alto, e in 3 anni abbiamo incrementato i volumi d'affari, incrementato l'EBITDA e incrementato le quote di mercato. E l'abbiamo fatto, ripeto, dal 2009 a oggi, cioè in pieno negli anni della crisi. Non è stato facile, però penso che la strada sia quella, i consumi saranno sempre consumi molto molto seri da parte di chi acquista, e quindi vuole massima qualità, sicurezza e sapere prima cosa sta comprando. La preparazione dei cibi ha avuto in questi anni un substrato che è di tipo culturale, è un fenomeno socio-economico, socio-demografico, abbraccia tutte le fasce sociali, è diventato quasi una
un motivo di gratificazione occuparsi di cucina. E quindi ha scatenato, ha generato meglio un trend positivo del mercato di tutti i prodotti per la preparazione. Io penso che continuerà perché certi tipi di prodotto, tipo le kitchen machine o il food processor, in realtà hanno una penetrazione ancora abbastanza bassa, se parliamo di macchine o di prodotti completi, cioè che abbiano davvero la possibilità di svolgere molte funzioni all'interno della cucina. E quindi penso che continuerà. Chiaramente noi faremo di tutto perché questo accada, anche perché l'acquisizione di Braun è fortemente complementare a Kenwood proprio in questa metodologia. Grazie, alla prossima occasione. Grazie a te.